Io stavo riflettendo, anzi, su un aspetto, l'aspetto del passaparola anche, no? Di come voi siete riusciti nel tempo a farvi conoscere, ad avere fiducia, ad essere cercati e ricercati appunto da potenziali clienti, eccetera, no? E poi siete riusciti anche, cioè, ho veduto che vi siete impegnati anche nei periodi elettorali per certi soggetti, per certi, insomma, perché mi sembra anche una cosa intelligente di rivolgersi a chi professionalmente può fare certe cose. Dal punto di vista del passaparola hai ragione, nel senso che credo che anche questo sia un nostro piccolo merito, nel senso che ci siamo comportati da agenzia, nel senso quindi con professionalità, seguendo comunque il nostro stile, seguendo il nostro dettaglio, quello del marketing, però lo abbiamo fatto sempre con grande elasticità, e quindi i clienti che vengono da noi, a volte insomma noi andiamo a cercare dei clienti che ci piacciono, però molti clienti sono alla nostra porta, bussano alla nostra porta, trovano sempre le porte spalancate e iniziamo dei percorsi virtuosi, anche a volte con delle aziende start-up. Cerchiamo di essere molto elastici dal punto di vista anche economico e dell'accompagnamento dei servizi che gli diamo. Li aiutiamo un pochino a stare sul mercato, a crescere. Quindi, secondo me, questa elasticità che noi abbiamo avuto nei confronti anche della piccola impresa, anche della microimpresa a volte si rivolge a noi, che ci fa voler bene da un po' di persone. Quindi facciamo sempre qualcosa in più di quello che è scritto nel contratto, dico io. Questo ormai lo facciamo da tanto. Igor, che invece sta più attento alle dinamiche lavorative, ogni tanto prendiamo via, Massimo magari fa quella cosa in più, la fa ancora più bella di come andava fatta, no? Sì. Lui ti controlla sempre, perché giustamente è però è quello che poi alla fine ci ha fatto vedere un po' bene, nel senso dalle imprese. La politica sì è stata più una mia passione, nel senso che alla fine questa cosa del marketing politico mi ha sempre affascinato, e quindi abbiamo servito qualche amico, perché poi insomma qualche amico si è accorciato a noi in maniera trasversale, destra, sinistra, centro, sempre molto volentieri, sempre con campagne che ci hanno entusiasmato, e che quindi ci siamo divertiti, nel senso. Senti, avete anche degli stagisti, qualche... Ci siamo sempre resi disponibili ad avere comunque, sì, quando i progetti alternanza scuola-lavoro o comunque progetti ancora, insomma, con l'industria ci ha richiesto la disponibilità per gli stage, insomma, diciamo, i limiti del lavoro, diciamo sempre sì. Ripeto, l'ho citato prima Achille, ma qualche genietto che oggi è da noi proviene da questi percorsi, quindi io ci credo tanto, nel senso che dare spazio e potenzialità ai giovani ci ha consentito a volte di trovare anche qualcuno che poi è rimasto in azienda e che comunque ci ha dato delle soddisfazioni, quindi perché no, un modo per testarsi e dare fiducia comunque ai giovani. Senti, fra voi ho l'impressione che si sia creato e sia necessario che sia così, una specie di famiglia, di grande famiglia, di gruppo. Sì. Cioè, non è che per dire la mattina arrivano e timbra il cartellino. Sì, più o meno, poi insomma, io resto e arrivano, arrivederci. Cioè, no, è qualche cosa che costruite insieme, insomma. Sì, nel senso, ovviamente sai, nel cambiamento, quando siamo partiti che eravamo in due, poi in tre, poi in quattro, veramente c'era una gestione molto familiare, devo essere sincero. E oggi dobbiamo comunque anche noi, bene o male, essendo in tanti, organizzarci un pochino di più, avere qualche regola, qualche buona pratica, dico io, nel senso, quindi anzi è Igor che poi ce le fa rispettare tutte, che è bravissimo da questo punto di vista. Però insomma tuttora siamo un'azienda, dovendo fare creatività, dovendo raggiungere risultati, diciamo non è che stiamo lì a essere troppo impegnati su quelle che sono delle regole, eccetera. Siamo comunque un gruppo di lavoro, quindi dal gruppo di lavoro ci dobbiamo confrontare, insomma, nei briefing, quando anche creativi, per i clienti. Soprattutto il tuo. Soprattutto il mio. Lui è uno che tira sempre tardi, per cui sì. È impagabile, sì. È vero, diciamo così.
Vabbè, siccome il letto sta di più. Siccome il letto sta di più.